Ieri, nel tardo pomeriggio, l'ex convento dei Minimi di Roccella Ionica è stato il suggestivo scenario della presentazione del libro Silenziosa Luna e altri sublimi leopardiani di Raffaele Gaetano. L'evento, sostenuto dal Comune di Roccella, dal Lions Club Roccella e dal Circolo di Lettura di Roccella stessa, ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, accorso per celebrare la cultura e la letteratura. Ad arricchire l'atmosfera, la mostra dell'artista Stefano De Angelis, le cui opere hanno fatto da cornice all'intera manifestazione. È stato lo stesso Stefano De Angelis a introdurre l'evento, sottolineando l'importanza della sinergia tra arte e letteratura per la promozione del patrimonio culturale locale. Enrico Buonanno ha poi preso la parola, offrendo un'analisi approfondita e appassionata del libro di Gaetano, evidenziando come l'autore sia riuscito a catturare l'essenza della poetica in modo sublime e coinvolgente. Non sono mancati i saluti istituzionali con gli interventi di Lorenzo Maesano e Domenico Leonardo, che hanno espresso il loro orgoglio per l'iniziativa culturale e l'impegno costante nel valorizzare le eccellenze artistiche e letterarie del territorio. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di incontro e riflessione, dimostrando ancora una volta come la cultura possa essere un potente strumento di coesione sociale e crescita comunitaria. Il libro è, da un certo punto di vista, una novità, perché percorre una linea che è già stata sviluppata in passato, che è quella del sublime. Io me ne sono occupato nel 2002 con un libro dal titolo Giacomo Leopardi e il sublime, però rappresenta appunto un unicum, nel senso che declina il tema del sublime anche dal punto di vista delle immagini. Infatti, a corredo di quest'opera ci sono 10 bellissimi acquerelli di Max Marra, un artista contemporaneo molto apprezzato, oltre che in Italia, anche all'estero. Oltretutto il libro, che ha appunto gode di questi disegni estraibili, sviluppa il tema del sublime in una serie di capitoli, con una parte molto interessante e importante che riguarda l'antologia dei testi che Leopardi presumibilmente aveva letto per formarsi la sua idea di sublime. Allora, quali sono i sublimi leopardiani di cui discetta questo libro? Ma certamente è l'infinito, anche la torre, il cavallo, sono la siepe, sono veramente tanti e tutti molto molto interessanti e pregnanti. Ritengo questo evento veramente un momento di privilegio per me, perché continuo un po', in un certo senso, con le mie mostre fotografiche, che va a fare da cornice oggi ad un lavoro importantissimo di uno dei più grandi studiosi italiani di Leopardi, il professor Raffaele Gaetano. Certamente poter sublimare gli elementi appunto del sublime leopardiano mi ha coinvolto in questa ricerca con grandissima passione. Un po' di tempo fa chiesi al professore, che conobbi presso il caffè Mario Lacava, il caffè letterario Mario Lacava, in occasione della presentazione del suo libro su Edouard Lear, se avessimo avuto l'occasione di poter fare assieme qualcosa. Quel qualcosa oggi si realizza, io sono ben felice e anche consapevole un po' della responsabilità che implica questa presentazione di questo libro, che sicuramente avrà una grande ridondanza.